Buongiorno, lei oggi è qui per parlare di giovani in realtà imprenditoriali che devono nascere. Il progetto per Salerno qual è? Salerno, intanto, il progetto è quello di lavorare per mettere insieme queste realtà importanti quali sono i forum dei giovani nei vari comuni. Sono la prima istanza di partecipazione democratica dei giovani alla gestione della cosa pubblica. E il fatto che qui si mettano insieme più forum per discutere di lavoro, di opportunità di lavoro, di sviluppo e di futuro in un quadro europeo, qualche settimana dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo, è fondamentale. Come CISL ci stiamo mettendo questa voglia di costruire questa rete di relazioni, di rapporti, aprire discussioni, fare approfondimenti appunto sulle opportunità che anche l'Europa, attraverso i suoi strumenti finanziari e normativi, offre e non sempre riescono ad essere colti. Ci sono delle conferme riguardo i fondi che arriveranno a Salerno dall'Europa? Ci sono conferme, nel senso che sono già in atto i programmi dei fondi comunitari, i fondi POR, la programmazione europea gestita dal quadro di sostenibilità nazionale e dalla regione Campania. Quindi si tratta di, nei vari segmenti, nei vari assi cosiddetti, cogliere le opportunità che riguardano le iniziative di lavoro per i giovani. Quanto riguarda il territorio di Salerno, in quali settori bisogna intervenire anche attraverso queste risorse, dato che comunque i fondi statali sono sempre più ridotti? Io credo che la potenzialità della nostra provincia è data dal rapporto con l'università e l'università deve essere il luogo in cui si sviluppano progetti, start-up innovativi, quindi tutta l'area del digitale, dello sviluppo del digitale. Però non possiamo dimenticarci l'economia storica e tradizionale che è data dal turismo e dalla industria agroalimentare. Ci sono segmenti e opportunità in questi settori che possono determinare grandi possibilità. Fondi europei anche per Baronissi. Cosa serve a questa città? Buongiorno a tutti. Sì, abbiamo tenuto a organizzare questa manifestazione per portare l'importanza dei fondi europei a Baronissi, per vedere come i ragazzi possono organizzarsi nella loro idea di impresa e soprattutto per vedere come finanziarla, perché poi tra il dire e il fare lo sappiamo che ci passa un universo. Quindi quello che vogliamo fare oggi è dare una mano concreta ai ragazzi e aiutarli con i fondi, appunto aiutare a finanziare le loro idee. Cosa crede che serva alla sua città? Lo sviluppo dei fondi europei adesso è un qualcosa di fondamentale, rappresenta anche il futuro degli enti locali e delle piccole associazioni, perché attraverso lo sviluppo dei bandi e quindi l'intercettazione dei fondi, spesso e volentieri questo risulta essere l'unica fonte di sostentamento per le piccole associazioni, gli enti locali e soprattutto per i forum. Anche lei qui per parlare di fondi europei e giovani. Secondo lei cosa può servire alla sua città e come i giovani possono contribuire allo sviluppo della sua città? Innanzitutto devono contribuire con le idee, perché soltanto con le idee possiamo iniziare a sviluppare ciò che abbiamo nella nostra testa, e serve fiducia nei confronti dei nostri giovani, perché i nostri giovani valgono e hanno la voglia di fare, e quindi proprio in questo momento dobbiamo dargli la fiducia che ci serve. Grazie. Anche lei oggi è qui per parlare di fondi europei e giovani. Cosa può servire alla sua città? Allora, partendo dal presupposto che i giovani sono un motore costante e veramente determinante per la società, quindi già questa è una base. L'importanza di questi eventi è alla base della crescita dei giovani e della società stessa.
Buongiorno, lei è qui per parlare di fondi europei e giovani. Sono qua per partecipare a questo evento che aiuta, deve servire come volano per i giovani, per insomma, trovare una collocazione, provare a trovare una collocazione tramite l'Europa, che è una grande opportunità. Come imparare a gestire i fondi europei secondo me è una buona occasione per noi giovani del Sud. Può essere un'occasione di lavoro, anche formativa oggi veramente. Quindi noi siamo qua per partecipare sia come associazione Donation Italia, perché l'amico Daniele Cuomo fa parte della nostra associazione, sia come CISL Giovani promuoviamo questi eventi che abbinano la cultura al lavoro. Secondo lei com'è la risposta dei giovani a queste iniziative? Beh, considerando la giornata, che come vedi è un cielo azzurro, abbiamo comunque una buona partecipazione, credo, perché c'è voglia di lavoro nella nostra provincia, quindi ogni occasione può essere buona per... Perché lei è qui? Perché parla anche lei di fondi europei e soprattutto come li gestiamo questi fondi europei per i giovani? Allora, questa mattina ci troviamo al centro polifunzionale Giulio Regeni di Baronissi. Abbiamo organizzato questo momento con i giovani dei forum dei giovani appunto della Valle dell'Irno, con i ragazzi della CISL Giovani di Salerno, per parlare di quelle che sono le prossime opportunità, le prossime misure che l'Europa ci mette a disposizione. Quindi abbiamo organizzato questo momento per dare appunto un'occasione anche ai giovani di comprendere quelle che sono le tante dinamiche, parlare di progettazione, parlare di bandi, parlare di finanziamenti che l'Europa spesso ci mette a disposizione e noi non siamo in grado di recepire. Quindi insomma abbiamo deciso di organizzare questo momento proprio per divulgare quanto più possibile tutte le varie misure che l'Europa ci mette a disposizione. Europa e anche appunto la regione. Quindi insomma questo momento è aperto a tutta la cittadinanza. Vogliamo sensibilizzare sempre più la cultura della progettazione che purtroppo nel sud Italia manca. Quindi abbiamo organizzato questa giornata di oggi. Vi aspettiamo numerosi e di sicuro insomma ci saranno tanti altri momenti sempre in merito a queste finalità. Lei oggi è qui per parlare di fondi europei e soprattutto giovani. Come crediamo di gestirli questi fondi europei in un momento storico in cui lo Stato italiano è sempre più restio ad aiutare i giovani? Sì, buongiorno a tutti. Oggi è un'occasione, penso, molto importante, soprattutto per i giovani, per analizzare alcune delle misure che sono attualmente attive, proprio per venire incontro a questo, soprattutto qui al sud, a questo momento di grande crisi che attanaglia un po' la nostra generazione. Proverò quindi a sensibilizzare, perché a volte manca proprio l'informazione, e proverò a dire che le opportunità alla fine ci sono. Sono stati stanziati tanti milioni di euro proprio per favorire i giovani, tanti altri miliardi per favorire gli enti locali che purtroppo, come sappiamo, anche a seguito delle riforme costituzionali come la Spending Review, hanno visto chiudersi i propri rubinetti e quindi probabilmente, se non l'unica, ma sicuramente la più importante delle risorse che ci sono a disposizione oggi per gli enti locali, ma anche per i cittadini, sono rimasti i fondi europei. Come sappiamo, la gestione a volte non è al top, purtroppo notizie di giornali e mass media che ho visto che sono tragicamente vere, noi restituiamo tanti soldi alla Commissione europea proprio perché non riusciamo in una corretta gestione e nel mio piccolo cercherò appunto di sensibilizzare i ragazzi, soprattutto oggi, ma anche tutti gli operatori o i potenziali operatori economici nella gestione migliore di questi finanziamenti.